borsa realizzata con la lana Bali. Un progetto veramente semplice, semplice. Direi che la borsa forse più semplice da realizzare in assoluto. Quindi anche per le principianti è un progetto veramente che io consiglio di realizzare. Vado ad usare, vedete, un kit di ecopelle, fondo 30x10 e manici da 60 cm. I materiali sono tutti della filati 3 sfere. Inoltre vado a inserire, vedete, delle viti che reggeranno i manici che sono forati e all'interno vado a mettere una fodera di feltro da 3 mm. Ho chiuso con una calamita, vedete, magnetica con le alette. E quindi i dettagli e la particolarità di questa borsa stanno proprio nella varietà, vedete, dei colori, quindi uno sfumato veramente bello e facilissimo da lavorare. Detto questo, passiamo al tutorial. Il nostro tutorial andiamo ad usare un fondo 30x10 rosso, una coppia di manici, quindi il kit viene venduto proprio così. Vado ad usare la lana Bali. La lana, questo tipo di lana si lavora con uncinetto 6-8. Allora io per la borsa vado a lavorare col 6, ma il fondo lo andiamo ad infilare con il numero 4, ovviamente. È una lana molto morbida, devo dire la verità. È un 100% acrilico, però questa sfumatura dà veramente alle nostre lavorazioni, a prescindere che siano borse, scaldacolli, scialli e così via, una bella, veramente una bella linea. Vedete, ha questa sfumatura di colore. Iniziamo quindi ad infilare il nostro fondo. Iniziamo ad infilare, come vi dicevo, con l'uncinetto numero 4, perché altrimenti trai fuori con il 6 non riusciamo. Inseriamo, vedete, al centro il nostro uncinetto, prendiamo il nostro filato e andrò a legarmi con una catenella, quindi realizzo una catenella. Entro di nuovo, vedete, nello stesso punto e realizzo una maglia bassa. Adesso entro nel prossimo e lavoro una sola maglia bassa. Entro nel prossimo e lavoro due maglie basse, quindi una e due. Entro nel prossimo e ne lavoro solo una. Quindi praticamente noi andiamo ad alternare in ogni foro due maglie basse e una. Alterneremo questo tipo di lavorazione. Quindi vedete, qui al ritorno ne faremo un'altra, 1, 2, 1, 2, e facciamo questo per tutto il perimetro del fondo. Quindi andate a proseguire così. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto, quindi ho lavorato l'ultimo punto, entro di nuovo nel primo dove abbiamo iniziato e lavoriamo l'ultima maglia bassa per quanto riguarda i fori. Adesso entriamo, vedete, nella maglia subito dopo, quindi individuiamola e chiudiamo a maglia bassissima. Allora, adesso io ho deciso di continuare con l'uncinetto numero 4 perché ho visto che comunque la lavorazione si mantiene più solida. Per le borse meglio lavorare sempre con un uncinetto molto ridotto. Per le altre lavorazioni invece un uncinetto più largo renderà le lavorazioni più morbide. Adesso andiamo a proseguire, guardate, lavorando 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto e in ogni foro, vedete, andiamo a lavorare quella che è una maglia alta, quindi una maglia alta in ogni foro, in questa maniera qui. Quindi andate a proseguire e lavorate una maglia alta in ogni maglia bassa del fondo sottostante fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Una volta vedete che ho lavorato tutti i punti, se avete lavorato correttamente avete 84 maglie alte. Arrivate a questo punto, vedete, noi entriamo 1, 2, 3 sulla terza catenella e chiudiamo a maglia bassissima. Adesso 1, 2 e 3 catenelle e contiamo 1, 2 e 3. Vedete, guardate. Allora possiamo anche lavorare, siccome abbiamo lo spazio qua, guardate, ci dobbiamo rendere conto, qua abbiamo lo spazio, possiamo anche fare in questa maniera. Lavoriamo già il primo gruppo, quindi 1 e 2 maglie alte all'interno dello spazio così. Ok, ora contiamo 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, entriamo al centro, vedete, tra le due maglie alte e lavoriamo di nuovo 3 maglie alte, 1, 2,
e 3 maglie alte. Ora di nuovo contiamo 1, 2, 3, filo sull'uncinetto e al centro, guardate, vedete proprio al centro, io entro e lavoro 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Ovviamente rendetevi conto se c'è bisogno di fare la catenella, se vedete che c'è bisogno, e adesso lavoro un po' e mi rendo conto se ho bisogno di fare la catenella, perché il lavoro è un po', è abbastanza spesso, quindi la lana è spessa e magari nella lavorazione, lo sapete, la lana slabbra e quindi dovete rendervi conto se con la vostra manualità avete bisogno della catenella oppure no. Se non c'è bisogno, non la fate tranquillamente perché questo non incide sulla lavorazione, dovete rendervi conto. Io adesso vado a lavorare e poi mi rendo conto se ho bisogno di realizzare la catenella oppure no. Arrivo, vedete. Nella lavorazione dell'ultimo 1, 2, 3, salto le 3 catenelle, entro al centro e lavoro anche qui le mie 3 maglie alte. 1, 2 e 3 maglie alte. A questo punto vedete, conto 1, 2 e 3 e sulla terza catenella vado a chiudere la mia lavorazione. A maglia bassissima. Chi non vuole chiudere a maglia bassissima, io ho fatto un tutorial, però ve lo spiego, potete chiudere a maglia bassa e alzarvi con 2 catenelle, così insomma non si vede la chiusura, anche se con la lana vi devo dire che si nota molto molto di meno. Adesso come proseguiamo? Adesso lavoriamo sempre 1, 2 e 3 catenelle. Come potete vedere, la lavorazione va benissimo senza catenella, vedete, viene bella morbida e viene comunque abbastanza, non viene stretta, diciamo, ecco, vedete, viene abbastanza larga. Quindi io vado a proseguire senza lavorare la catenella distanziatrice. Adesso lavoro la prima maglia alta di 3 catenelle. Visto che lo spazio ce l'abbiamo sulla nostra destra, io adesso lavoro la prima, che in realtà è l'ultima delle 3. Al ritorno lavoreremo le altre due nello spazio. Qui vedete lo spazio, salto questo gruppo e entro nel primo spazio e lavoro le mie 3 maglie alte. 1, 2 e 3 maglie alte. Di nuovo vedete senza catenella, entro adesso in ogni spazio tra i gruppi di 3 e lavoro sempre 3 maglie alte. La lavorazione adesso seguirà sempre alla stessa maniera, quindi lavoreremo sempre in ogni spazio 3 maglie alte, fino ad arrivare ovviamente alla nostra altezza desiderata. Andate a proseguire lavorando 3 maglie alte, vedete, in ogni spazio che va a susseguirsi fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arriviamo, vedete, dove abbiamo iniziato il nostro lavoro, abbiamo, vedete, la prima maglia alta formata da 3 catenelle, entriamo nello spazio e lavoriamo 2 maglie alte perché la terza ovviamente l'abbiamo già realizzata. Uno, due e tre, e sulla terza catenella vedete andiamo a chiudere a maglia bassa, maglia bassissima, scusate. E quindi ecco che la nostra terza riga è lavorata. Adesso vedete qui invece subito abbiamo lo spazio, quindi le righe saranno che una abbiamo subito lo spazio, l'altra invece ce l'abbiamo sulla nostra destra, quindi significa che in questo caso lavoreremo le 3 catenelle, filo sull'uncinetto e lavoriamo già le 2 maglie alte del gruppo. Nel caso precedente a questa riga, come avete visto, ne lavoriamo solo una e poi nel giro di ritorno lavoriamo le altre due. In questa maniera qui il lavoro, vedete, viene lineare, ok? Quindi adesso andiamo a proseguire per un tot di righe, lavorando sempre, vedete, in ogni spazio le nostre 3 maglie alte. Quindi un lavoro veramente molto, molto semplice. Lavoreremo 3 maglie alte in ogni foro.
come potete vedere la sfumatura della lana già si inizia a vedere, è veramente molto particolare. Quindi io vado a proseguire, chiudiamo sempre a maglia bassissima, oppure se non vi piace che si vede la chiusura della maglia bassissima, potete chiudere a maglia bassa e 2 catenelle ogni volta che iniziate e terminate il lavoro in questa maniera qui. Quindi andate a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Come potete vedere, io ho realizzato un totale di 18 righe per un'altezza di circa 30 cm. Adesso, a questo punto, vedete, io ho chiuso ovviamente a maglia bassissima. Adesso realizzo 1 catenella, mettiamo un marcapunti dove abbiamo realizzato la catenella e andiamo a fare dei giri di maglia bassa. Allora, io adesso vado a realizzare un paio di giri di maglia bassa e mi rendo conto se bastano, ok? Quindi voi andate a proseguire un primo giro di maglia bassa e quando arriviamo, vedete dove abbiamo la catenella, chiudiamo a maglia bassissima, realizziamo un primo giro. Arrivati, vedete dove abbiamo la nostra catenella, togliamo il nostro marcapunti, entriamo all'interno e chiudiamo a maglia bassissima. Di nuovo 1 catenella. Mettiamo di nuovo il nostro marcapunti e iniziamo da capo un'altra riga di maglie basse. Quindi andate a proseguire lavorando semplicemente un'altra riga, ogni punto a maglia bassa fino a dove abbiamo il marcapunti. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto, qui c'è la catenella, io ho lavorato una maglia bassa, vedete, nell'ultimo punto, tolgo il mio marcapunti, taglio il filo, inserisco un ago a punta tonda, qui ho, vedete, la maglia bassa, qui la catenella, vado sulla maglia bassa in questa maniera qui, filo sul davanti, entro al centro, vedete, del punto sottostante e vado chiaramente poi a nascondere all'interno il filato per nasconderlo, quindi andiamo a nasconderlo bene bene. Fatto questo, andiamo a posizionare i manici. Adesso andiamo a posizionare la coppia di manici che fa parte del kit con il fondo 30x10. Allora, guardate, è molto semplice perché noi abbiamo i gruppi da 3 maglie alte che ci aiuteranno in questo. Allora, io conto 1 2 3 4, 1 2 3 4. Quindi significa che sul quarto vado a posizionare il manico. Il manico andrà posizionato in questa maniera qui. E faccio combaciare, vedete, all'interno della lana i fori, dove andrò a posizionare la vite, il rivetto . Vedete, devo andare a far combaciare i 2 fori in questa maniera qui. Fatto questo, andiamo a posizionare la vite, quella che va con la filettatura, e ci aiutiamo ovviamente con un giraviti. Fissiamo bene bene ovviamente tutta la filettatura della vite. Una volta, vedete, che abbiamo fissato, andiamo a fare la stessa cosa di qua. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4 anche di qua. Posizioniamo, vedete, alla stessa maniera 1, 2, 3, 4 e nel foro l'altro manico e andiamo ad avvitare. Ovviamente facciamo la stessissima cosa anche dall'altro lato. Io adesso vado a posizionare i miei manici. Quindi ho posizionato, vedete, i miei manici da entrambe le parti, quindi la nostra borsa è pronta. Adesso io vado a foderare la mia borsa con una fodera di feltro.
Se volete anche voi foderare la borsa in modo che si mantenga rigida, potete seguire il tutorial sul mio canale YouTube Rosa Parlato Crochet. Nella sezione video trovate tantissimi video di borse, per chi mi segue già lo sa, per chi non lo sapesse, insomma, può andare a vedere. Inoltre, se non riuscite a trovarmi, potete semplicemente fare la ricerca su YouTube Fodera di Feltro e la trovate subito, insomma, vi esce subito. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto e vi saluto al prossimo tutorial.